scegli Coconato Automobili. Scegli l'affidabilità di Volvo e Porsche. Coconato Automobili vende vetture fuoristrada nuove e aziendali con officina specializzata, vettura sostitutiva e noleggio a breve e lungo termine. Coconato Automobili ospita la gentile clientela nella propria sede in Contrada Santa Lucia Corigliano. www.coconatoautomobili.com. Muove la carità, è vera e sincera, nasce di Amici per sempre è un titolo incisivo di una delle ultime fatiche letterarie di Guglielmo Spirito ed Emanuele Rimoli. Il testo è stato presentato presso un noto agriturismo a Murano Calabro, alla presenza dei due autori che hanno sviscerato al pubblico il senso del loro lavoro. L'iniziativa è stata mossa dalla professoressa Anna De Gaio, che ha sottolineato il valore dell'opera letteraria per aver affrontato con coraggio un tema, quello dell'amicizia, intorno al quale sono state scritte innumerevoli opere, con una naturale freschezza di argomentazioni. Presenti per l'occasione, oltre agli autori, la famiglia di padre Emanuele e l'onorevole Franco Morelli. Durante la manifestazione vi sono stati intermezzi musicali magistralmente interpretati dal soprano Carmen Di Mare, accompagnata dal coro della parrocchia moranese di Santa Maria Maddalena. Subito dopo ha preso la parola l'avvocato Luigi Bloise, che ha evidenziato alcuni punti salienti dell'opera, palesandone il significato pedagogico. Ampia è stata poi la discussione tenuta dai due autori. Padre Guglielmo Spirito ha messo in luce come l'amicizia tra gli autori abbia portato in un momento preciso della loro vita a riconoscersi l'uno nell'altro attraverso comuni letture, passioni e progetti che poi si sono concretizzate nella stesura di alcune opere. Pertanto l'amicizia narrata nel libro non è soltanto un concetto su cui si è sviluppato uno studio, ma un rapporto realmente vissuto e provato. Padre Emanuele ha messo risalto come l'amicizia non abbia un significato ed un valore esclusivistico, ma bensì lasci spazio all'altro, alla propria personalità ed anzi si rafforzi nel continuo comprendersi e capirsi. Successivamente l'onorevole Franco Morelli ha ricordato l'insegnamento di Madre Teresa di Calcutta: si deve trovare il tempo per l'amicizia come inizio di un viaggio comune di condivisione.